Sì, quest'anno abbiamo pensato di essere presenti anche durante le festività natalizie, intitolate Natale a San Calogero, e questo impegno messo in campo da tutto il comitato è un impegno che all'inizio è un sacrificio, poi arriva il successo, e se il successo arriva è grazie a tutti i fedeli che sono presenti ogni evento, sia religioso che di spettacolo. Questa sera c'è il concerto. Sì, un concerto che abbiamo voluto coinvolgere tutti gli artisti di Favara e che, devo dire per la verità, sono stati tutti disponibili. Il quartiere di San Calogero, la parrocchia di San Calogero, si anima con il Natale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista aggregativo, ma anche per trascorrere una bella serata di musica insieme. Sì, una bella serata per stare insieme, proprio per ricordare che il Natale sì, ci ricorda l'incarnazione del Verbo, l'incarnazione di Gesù che viene in mezzo a noi, ma a lietare anche questo con i canti di Natale, con gioia, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e grazie anche al Comitato Festeggiamenti di San Calogero che ha lanciato questa iniziativa proponendomela. Ecco, direi che per Favara bisogna prendere queste iniziative per portare anche un po' di allegria e di gioia in mezzo alla gente. Che Natale è questo 2023? Ma è un Natale da un lato gioioso, ma da un altro lato triste, perché queste guerre che ci sono, queste situazioni che insomma di mancanza di serenità in alcune situazioni porta nelle famiglie, ecco, deve portare soprattutto a rendere ciò che è il centro del Natale, l'amore, perché il bambinello è venuto ad insegnarci che cos'è l'amore. E allora noi dobbiamo in questo tempo veramente seminare la pace, la concordia, l'amore e l'armonia nelle nostre famiglie, in qualsiasi ambiente dove l'uomo socializza. E poi la musica questa sera ci permette anche un momento di evasione. Esatto, si sì, permette un momento di evasione, di condivisione, di stare insieme in comunione ed armonia.